Arrivati a 7 km dall'hotel Rigopiano, abbiamo visto che i mezzi procedevano lentamente in quanto una turbina quindi bloccava l'accesso ai mezzi di soccorso, quindi abbiamo deciso di proseguire e salire con gli sci d'alpinismo, quindi con la frontale che ci illuminava nella bufera, e siamo arrivati lì alle 3:30 circa del mattino. Abbiamo trovato una situazione veramente disastrosa in quanto abbiamo visto che parte dell'edificio era completamente crollato. Speravamo che effettivamente le persone stessero lì ad attendere il nostro arrivo, ma di fatto abbiamo trovato solo due persone che erano in una macchina nel parcheggio, l'unica macchina di fatto che non era stata travolta dalla neve, e si erano riparati, era un ospite della struttura e un manutentore, quindi un dipendente dell'albergo. E l'ospite è stato condotto giù con la nostra sched, quindi una specie di slittino, di toboga che si porta per portare le persone sulla neve, e quindi assicurarlo, quindi dargli un rifocillato, è stato condotto giù. L'altro invece, che era il dipendente, e abbiamo cercato di trattenerlo lì per poterci quindi dare e indicare i luoghi, effettivamente i luoghi in cui erano le persone al momento in cui è successo il fatto, e quindi ci ha condotto, diciamo, dove era, ci ha spiegato più o meno come era l'albergo prima, quindi dove era la zona notte, che è zona notte, cucina, e la zona quindi dove la gente si intratteneva prima della cena, e ci ha trovato, la maggior parte erano qui, e quindi però di fatto non era visibile, perché comunque c'era solo questa massa di neve, alberi, detriti, e abbiamo iniziato a scavare piano piano, e lì siamo entrati in quegli unici locali ancora in piedi che ci hanno permesso quindi di poter verificare se c'era gente. Erano la spa e la palestra, quindi l'area fitness, siamo andati lì e purtroppo nulla. Abbiamo quindi cercato con un po' di silenzio di sentire se c'era qualcuno che credesse chiamasse aiuto, ma di fatto non c'era nessuno. Anche noi poi, quando andavamo dentro, qui dove riuscivamo ad entrare a vedere qualcosa, chiamavamo, urlavamo per vedere se qualcuno rispondesse, ma purtroppo tutti questi tentativi sono stati vani. Adesso quindi l'unica speranza è quella di poter arrivare piano piano in quelle parti crollate dell'intero edificio. Fanno dei sondaggi di precisione, quindi già iniziati ieri, quindi cercano di concludere tutti questi sondaggi sul sito Valanghivo. Adesso quindi bisogna lavorare per trovare le persone, che è la cosa fondamentale.